Buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti sul mio canale per il primo video dell'anno 2018. Sono super felicissima, oggi faccio un video refill catastrofico con una super ricrescita di 6 settimane e anche 3 unghie rotte. Correggerò anche le unghie che crescono all'ingiù e farò una nail art con cristalli Swarovski. Ecco qua la catastrofe, quindi come al solito prendo la mia punta fresa titanio e vado a rimuovere il colore. Per le unghie rotte, tranne il mignolo di questa mano dove non rimane praticamente niente, andiamo a rimuovere anche il gel costruttore che si trova di sotto. Ovviamente non lo togliamo tutto, non arriviamo fino all'unghia naturale, non è assolutamente necessario. Rimuoviamo, diciamo, l'80% di quello che c'è sull'unghia. Prendo la mia punta fresa diamante e vado a rimuovere e respingere le cuticole e le pellicine morte. Questo passaggio lo faccio in tutti i miei video, quindi non esitate a guardare il mio primo video, vi metto il link nel box informazione qua sotto. Poi prendo le mie forbicine e vado a ritagliare tutte le pellicine morte in eccesso. Qui non ne abbiamo tantissime, comunque va sempre fatto. Poi prendo una lima grana 180 e vado in primo tempo ad accorciare quest'unghia qui, perché devo ricostruirla con una cartina. Vabbè, queste qui erano un po' più corte, quindi praticamente non c'era nessuna necessità. E poi vado a matificare, opacizzare la superficie delle unghie che devo ricostruire e la zona di ricrescita delle altre dove eseguirò il refill. Prendo lo sgrassante e vado a sgrassare per bene tutte le unghie. Mi raccomando, questa tappa è molto molto importante. Mi chiedete anche molto spesso perché non uso il primer, ed è perché uso questo sgrassante super potente che praticamente prepara benissimo le unghie. Poi prendo la mia base e vado ad applicarla dappertutto. Spesso mi chiedete se è necessario applicarla anche sulla ricostruzione in gel che c'è già in caso di un refill come questo qui. Allora, non è assolutamente necessario applicare la base dove c'è già il gel costruttore, però non è che andiamo a divertirci ad applicarlo con un pennellino tutto fino solo sulla zona di ricrescita, quindi non facciamoci problemi, l'applichiamo dappertutto, è sempre un buon punto. Non è, diciamo, non è inutile, non è utile, non è necessario, ma se c'è non guasta. Adesso prendo le mie cartine per riparare le unghie rotte, il mio gel costruttore e il mio pennello preferito, sempre il numero 4 della Crystal, che adoro.
Quindi vado a posizionare la mia cartina. Allora, se volete ragazzi e ragazze, un video completo su come eseguire una ricostruzione di unghie quadrate con il gel, vi rimando al mio primo video che ho fatto su questo tema e vi metto il link nel box informazione qua sotto. Comunque, qui vado semplicemente a creare l'allungamento con il gel e poi andiamo a catalizzarlo. Secondi di catalizzazione, prendo la mia pinza e vado a pinzare per bene. Poi rimetto a catalizzare 30 secondi per finire la catalizzazione completa con la pinza sopra. Dopo i 30 secondi rimuovo la cartina e vado a fare la ricostruzione. Prendo una pallina di gel abbastanza grossa, diciamo, la posiziono sull'unghia naturale e vado a sfumare sui lati. Lasciando sempre l'80% di tutta la mia pallina di gel sul centro, diciamo al centro dell'unghia, sulla parte centrale, su tutta la lunghezza dell'unghia, e poi sui lati, diciamo, ci deve essere pochissimo gel. Catalizziamo bene e poi con la pinza vado di nuovo a pinzare dopo 20 secondi, rimetto in lampada sempre con la pinza e finisco i miei 30 secondi di catalizzazione. Bene, adesso eseguo la stessa cosa sulle due altre unghie che devo riparare. Poi passiamo alla tappa del refill, quindi prendo una pallina di gel, la posiziono sulla zona di ricrescita, sfumando bene nel giro cuticole e anche sui lati. Come sempre, lasciamo la maggior parte del gel sulla parte centrale e sfumiamo bene sui lati e poi possiamo catalizzare. Adesso una parte molto interessante, vado a correggere le unghie che crescono verso il basso. È previsto un video su questo tema, comunque vi spiego due minuti cosa sto facendo. Sto applicando una pallina abbastanza conseguente di gel sulla parte, diciamo, del bordo libero in punta. Sfumo bene sempre sui lati, mantenendo uno spessore, veramente un grandissimo spessore sulla parte centrale, non abbiate paura, è fatto apposta. E sfumiamo bene il tutto sui lati e sulla parte, diciamo, centrale dell'unghia, dove c'è l'attaccatura dell'unghia naturale con l'allungamento, perché lì, diciamo, che si ferma un poco la parte che cresce verso il basso. Andiamo a catalizzare il tutto e vedrete un po' più tardi cosa ne facciamo. Sgrassiamo bene e poi possiamo passare alla limatura della costruzione. Come al mio solito prendo una lima grana 80, a me piace usare una lima con una grana abbastanza, diciamo, aggressiva tra virgolette, perché diciamo, per chi sa
gestire bene la limatura, si può fare in modo abbastanza rapido. Quindi, come al mio solito, comincio dai paralleli, poi dal giro cuticole e poi vado verso la parte centrale poco a poco, lasciandola per ultimo, e poi finisco con la forma e il bordo libero. Ancora una volta, se volete un video più completo sulla limatura di questa forma, potete andare a vedere il mio primo video, vi metto sempre il link nel box informazione qua sotto. Finita la limatura, possiamo vedere queste unghie qui, che sono più spesse delle altre. Bene, queste sono le unghie che ho corretto perché crescevano all'ingiù, verso il basso. Quindi prendo la mia punta fresa e vado a fresare di sotto per creare di nuovo la bella curva C e assottigliare le unghie. Allora, non vi preoccupate, potete benissimo fresare l'unghia naturale che è cresciuta di sotto. Questa tappa sarebbe anche necessaria quando si fa un refill, e comunque dopo due refill, questo era il secondo, al prossimo è diciamo consigliato, raccomandato rimuovere tutto e fare una ricostruzione completa, perché avendo le unghie naturali che crescono di sotto si possono avere problemi di sollevamenti. Quindi, se questa cosa vi succede, non esitate a rimuovere tutto e a ricominciare da capo a fare una ricostruzione completa, perché le unghie naturali di sotto devono sempre essere corte. Quindi, a seconda di come crescono, potete farlo dopo due refill o anche dopo 3-4. Personalmente le mie unghie crescono lentamente, ma da morire, quindi posso fare un refill ogni mese e mezzo praticamente, quindi tranquillamente con me. Il risultato finale dopo il passaggio della fresa, come potete vedere, abbiamo tutte le unghie uguali con una bellissima curva C. Non possiamo distinguere le unghie appena rifatte di quelle dove ho fatto il refill. Adesso passiamo all'applicazione dei colori. Userò questo smalto semipermanente blu notte bellissimo e questo gel meraviglioso, ma veramente fantastico. È tipo oro bianco liquido, è meraviglioso, veramente uno sballo. E vado quindi ad applicare questi colori e usando anche questo pennello per il gel argentato. Thank you.
passo all'applicazione dei miei cristalli Swarovski, quindi eccoli qui. Poi uso una colla qualsiasi per le tip e anche un bastoncino di cera per aiutarmi a prendere e posizionare gli Swarovski. Allora, cosa faccio? Prendiamo la colla e vado a mettere qualche puntino e poi incollo subito i strass, perché la colla asciuga molto in fretta, quindi dobbiamo essere molto svelti. Vi consiglio di sgrassare il colore prima di fare questa tappa, perché altrimenti la colla ci metterà un'eternità ad asciugare e a volte anche non si fissano bene gli Swarovski. Quindi sgrassate bene il colore, se il vostro gel o semipermanente è di buona qualità non ci dovrebbero essere problemi di colore che se ne va al momento di sgrassare, altrimenti se non volete prendere rischi e applicate uno strato sottile di top coat, di sigillante qualsiasi, sgrassate bene e poi applicate la colla e gli strass. Con questa tecnica, secondo me, i cristalli Swarovski si mantengono molto bene. Avete potuto vedere nel corso del video le mie unghie. Ho indossato questi strass Swarovski per 6 settimane e non sto scherzando, veramente per 6 settimane. Le mie unghie crescono molto lentamente, quindi mi posso permettere di rifarle meno spesso. E posso dirvi che faccio di tutto a casa, posso lavare i piatti, posso infilare le scarpe e non se ne vanno, quindi andate tranquille. E comunque, se vi piacerebbe un video sulle unghie a stiletto come sto indossando in questo video, chiedetemelo nei commenti, così saprò e vi potrò fare un video se vi fa piacere. Quindi ecco il risultato, adesso applichiamo il sigillante. Vi mostro sulle mie unghiette che ho tagliato per le feste, guardate come brilla, è veramente meraviglioso questo sigillante, da quando l'ho scoperto lo adoro. Sì, volevo dire un attimino che, come potete vedere, ho due tipi di unghie in questo video perché l'ho registrato 3 settimane fa. E poi, tipo 2 giorni dopo, ho accorciato le unghie e fatto una forma molto più adeguata al mese di dicembre, che era pieno di clienti e di lavoro. Quindi sgrasso bene il mio sigillante ed ecco qua il risultato finale. Spero che vi piace, spero anche che questo video vi sia stato utile. Non esitate a chiedermi quello che volete nei commenti. E niente, mi resta più che augurarvi un buon anno 2018, spero che quest'anno sarà pieno di felicità e di salute, vi ringrazio di essere in tanti sul mio canale e vi dico all'anno prossimo, un bacio!